Lasciatemi un commento qua sotto e scrivetemi qual è il video più bello che avete visto sul mio canale. Gattino con la birra in mano. Sul real time, sparo a caso. Caso è morto. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Gatto, gatto, miau gatto, miau, miau. Ho problemi. Penso di avere dei problemi. Vabbè. E benvenuti in questo nuovissimo vlog. Ultimamente sto seguendo uno youtuber americano che è a New York, che si chiama Casey Neistat, e fa vlog, ma fa dei vlog che sono davvero spettacolari e mi sta gasando un botto per il prossimo viaggio che faremo. Cercherò di dare più effort nei vlog, nel renderli più particolari, più fighi, anche a costo di rimanere indietro, perché quando vai in giro con i mates, cioè non puoi prendere tutto il tempo per registrare vlog, perché ovviamente se vai in un paese straniero devi anche giustamente conoscere un po'. Però si possono fare delle cose fighe, ad esempio vi porterò una videocamera in più, lascerò in nella camera dell'albergo, sperando che ci sia una vista fighissima, a fare un timelapse per tutto il giorno, così quando torno a casa posso metterla nel vlog di quel giorno e mettere un timelapse davvero con i contro cojones. Non so perché vi sto dicendo questo, cioè vi interessa, ma relativamente non lo so, mi sto gasando tantissimo con questo vlogger, fa dei video davvero fighissimi. Bene, parliamo di come sta andando in generale il canale. Il canale sta andando benissimo, è uscito il video a 360 gradi che vi è davvero piaciuto tantissimo. Minecraft è uno dei pochi giochi in cui si può fare un video a 360 gradi, è molto difficile farlo, però sono molto contento che l'abbiate apprezzato. La politica del terzo video giornaliero qualche giorno durante la settimana sta dando anche quella i suoi frutti. Sono video un po' di nicchia, nel senso non sono video che metterei come primo video del giorno e che non metterei neanche alle 7. Sono dei video che faccio perché ho voglia di fare e li inserisco lì all'interno della schedule in modo che non diano intralcio a nessuno. È iniziata anche la nuova serie delle 7, Space Survival, è molto carina, è una survival, quindi diamo un attimo una pausa dalle CTM e mi sta piacendo, che è la cosa più importante. Rispondiamo un po' di domande, quindi su real time. Che regalo chiedi ai tuoi iscritti per Natale? Beh, oddio, io ve l'ho sempre detto, non vi ho mai chiesto niente di particolare. Vi ho detto inviatemi le cose più strane che avete in casa. Non lo so, un pupazzo strano, un cappello strano. Il cappello di Bert è bellissimo. Bert è bellissimo, me l'avete inviato voi, Bert. Anche Lemon è bellissimo. Cose così, un pupazzo, un cappellino, un qualcosa, magari anche da indossare, qualcosa di particolare che potrebbe rendere il vlog interessante, così intratteniamo anche gli altri. Ad esempio qui ho un pacchettino, non so di chi è. Se volete spedirmi qualcosa dovete inviarlo a Salvatore 5 Grana, che sarei io, alla casella postale numero 55 di Piombino Dese, ok? Piombino Dese in provincia di Padova, il capo è 35017. Questa cosa, grazie mille Beatrice, ma ha pure fatto una bellissima e simpaticissima skin di cartone. Ma questo, ragazzi, quanto non sono bella, eh? Quanto non sono bella, quanto, quanto. Poi ovviamente chi è che non si vuole truccare mentre si specchia? Sta andando in una direzione molto sbagliata questo video, eh? Guardarsi allo specchio da due specchi differenti, oh mio Dio! Cos'è sto coso? Cosa? Una spazzola? No grazie, non ci tengo particolarmente ad avere i tuoi capelli all'interno dei miei. Chiuditi, chiuditi. Ecco, questo è un regalo normale. Un gattino. No, aspetta. Un gattino con la birra in mano. E delle conchiglie. Beh, le conchiglie sono fighe. Grazie. E ovviamente volevo ringraziarvi tantissimo anche per tutte le lettere che mi inviate. Ad esempio Matteo ha inviato... Ancora? Ma quante sono queste? Tantissimi. Voi mandano a me lettere per tutti i mates. Perché? Sul real time, sparo a caso. Caso è morto. Seriously? Ragazzi, vi ho detto basta fretture. Basta, per favore. Per favore, basta fretture. Ci vuole tanto a capirlo. Io non lo so, davvero. Cioè, boh, boh, vabbè.
Nello scorso video ho detto che mi sarei trasferito, sto guardando delle case, ho fissato degli appuntamenti per vederle. Molti hanno speculato sul fatto che io andrò a vivere a Milano. No, per ora non andrò a vivere a Milano. Era una delle mie opzioni, però per ora no. Poi magari tra 3 mesi vado a Milano, però insomma il senso è... Costa davvero tanto Milano. Ma davvero tanto. E Mancino? No. Ragazzi, è da mezz'ora che sto cercando delle domande serie. Ho dovuto rispondere alla domanda sei Mancino. No, ragazzi. No, non va bene così. Sono tutti commenti sulle freddure. Io sono serio, per favore. Fate le domande serie e lasciate un like a quelle domande serie. Prego. Per favore. Non ci credo, sono freddure. Freddure, tutte freddure. Ah, un albero di Natale. Agab. Ah, sì. Qualcuno che mi ha fatto le domande. Delle domande vere? Non ci credo, delle domande vere. C'è una lista di domande vere. Grande error, Mike. Grande. Xbox o PlayStation? Preferisco il controller dell'Xbox, ma molto, molto di più il sistema operativo della PlayStation. Inverno o estate? Autunno? Primavera? In estate ormai fa troppo caldo. D'inverno fa troppo freddo. Le 2 settimane di mezzo. Cibo preferito? Pizza. Tokyo o Los Angeles? Tokyo. Fratello o sorella? Nessuno dei due. C'ho tutte e due, nel senso... Colore preferito? Giallo. Sud o nord? Sono stato sia al sud che a nord, mi piacciono tutte e due, davvero. Però i panorami più belli sono al sud e le montagne più belle al nord. Lemon o Bert? Qua non posso rispondere, se no mi uccidono nel sonno. Canzone preferita? Non ho una canzone preferita. Piumone o coperta? Piumone, d'inverno, boia. I 5 personaggi preferiti di Lost? Said, Desmond, assolutamente Desmond, Jack, il tizio pelato che ora mi sfugge il nome, il quinto direi Ugo. Serie TV che segui e che hai visto? Sto seguendo ora How to Get Away with Murder e Blacklist e ho visto... Vabbè, ne ho visto un fottio davvero tantissime. Film preferito? Forse Fight Club, per il mindfuck finale soprattutto. Film sopravvalutato? Tutti i film, quelli là sdolcinati, non ce la faccio, li odio. Più forte di me, tutti quelli, tutti. Un film sottovalutato? Non saprei. Gioco preferito dopo Minecraft? Non lo gioco più, ma mi piace tanto guardare video di World of Warcraft. Gioco che detesti? I giochi di puzzle in cui devi per forza, ma non puzzle scemi, tipo Cat Mario, queste cose che le odio tantissimo. Come ci sei rimasto al finale di Lost? Beh, nonostante in tantissimi l'abbiano criticato, io penso che, lascia spazio a interpretazione. È un finale che ci sta, è una serie che è durata tantissimo, che... si è fatta seguire da tantissimi spettatori, fare un finale, cioè non saprei come altro farla finire. Personaggio preferito del Signore degli Anelli? Gandalf, assolutamente. Il video più bello che hai fatto? Non lo saprei, recentemente il video a 360 gradi. Lasciatemi un commento qua sotto e scrivetemi qual è il video più bello che avete visto sul mio canale. Posto che voglio visitare. Mi piacerebbe molto andare in uno di quei paesi esotici tipo Caraibi, Maldive, queste cose così. Vorrei proprio provare. Mare o montagna? Sono stato un tipo sempre da mare, però recentemente sono andato in montagna ed è molto bello di quello che mi aspettassi. Perché ci sono davvero dei... puoi fare le passeggiate infinite, ci sono dei panorami davvero mozzafiato. Però resto ancora sul mare. Apple o Android? Ho avuto Android fino davvero a un mesetto fa, recentemente sono passato iPhone e devo dire che chi usa Android critica Apple, chi usa Apple critica Android, diciamo che non ho il tempo di criticare. Con il Note 4 avevo dei problemi, sono passato ad iOS e quei problemi non ce li ho più e si sta comportando benissimo, la batteria dura un fottio, raga, costa tanto, però per ora non mi ha mai deluso. Perfetto, qualcuno che mi ha fatto delle domande serie. Sì! Sì! Visto che abbiamo parlato, volevo lasciarvi qua sotto con una domanda. Voi avete Android o iOS e quale pensate sia meglio? Boom, guerra terrestre, cosa, bomba nucleare, cosa sta succedendo? No, sul serio, io penso che ci siano tutti validissimi. Android, da certi punti di vista, è molto più funzionale di iOS, però la pecca di Android è che ci sono... alcuni dispositivi che semplicemente non lo supportano appieno. Questa è la mia idea. Ditemi quello che ne pensate nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Oggi sono a Milano. Non so se dovevo dirvelo.
Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto questo episodio del Surreal Time. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro vlog e niente, ciao a tutti!